questo ambiente sul quale stiamo scommettendo e credendo tutti quanti, e ovviamente lasciamo che sia lui a illustrare quello che è la ricerca di Eliana e la sua visione della stessa. Vediamo, Rita. Eliana è l'artista dell'anima, l'artista dell'introspezione, è artista che o si ama o si odia. Io l'amo. E quando ho scritto sul registro, quando sono entrato a godermi questa straordinaria mostra di Eliana. E l'ho scritto senza aver letto il testo di Beatrice. E sembra che poi alla fine abbia scritto la sintesi di quando Beatrice ha analizzato nell'arte di Eliana, nel progetto artistico di Eliana. Io ho mio figlio che studia arte, che mi contesta un dato. Io dico che ci stanno artisti che sanno pittare e artisti che non sanno pittare. E di Eliana dico che è un artista che sa pittare. Beatrice parlava di pittura. Eliana parla di pittura. Possiamo con Eliana parlare di pittura. E poi Eliana è sicuramente quando affermava Beatrice nel dire che fa riferimento ai grandi maestri del passato, ai maestri fiamminghi, ai maestri rinascimentali nostri, però non è lontana da quella pittura intensa che poi è stata la massima espressione del nostro territorio, con una conversione tempo e forte, anche se sembra molto fredda la pittura di Eliana, no? Dentro ci stanno elementi barcheggianti, soprattutto poi quando si spinge verso il colorismo, quando gioca con le pieghe. Ma non tocca a me fare questo discorso stasera, toccava a Beatrice, l'ha fatto egregiamente, per cui io dovrei fermarlo sull'analisi della pittura di Eliana. E non so se mi devo raccontare altre cose, no. Di Eliana devo dire altro, sto qua stasera perché non potevo non venire. Quando conosco Eliana più di tanto, e la conosco quando lei si affacciava, diciamo, stava nelle prime mostre e voleva in qualche modo andare oltre i confini localistici, per cui andava alla ricerca di qualche critico, chiaramente guardava bene, non vedeva in me il critico, giustamente non era il critico adatto per lei in quel momento, e mi chiese di creare un appuntamento con Vittorio Sgarbi, che fece con piacere e che Vittorio accettò e fece la prima recensione nel 1995. Era un periodo in cui la pittura a Napoli aveva difficoltà, c'era altro a Napoli. Nel 95 vivevamo la stagione degli anni 80 della campagna, che Napoli diventa capitale dell'arte contemporanea, con Lucio Amedeo animatore, Achille Bonitoliva che tirava fuori quella corrente che ha avuto un grande successo, ma che non è durato più di tanto, che era la transavanguardia, e che in qualche modo andava verso una neofigurazione, una non figurazione di Dio, ma non è che desse tanta importanza alla pittura del tempo. Mentre Eliana si affacciava nella geografia regionale con la pittura. E insieme a lei, o prima di lei, un artista che io ho celebrato qualche sera fa nel Museo Arcos, che si chiama Massimo Rao, morto il 6 maggio del 1996, 20 anni, a solo 46 anni, e che era stato in qualche modo compagno di scuola di grandi nomi dell'arte contemporanea, come Mimmo Paladino, Enzo Esposito, Luigi Mainoffi, nel liceo artistico beneventano, e che a differenza di Paladino e degli altri, che in qualche modo incantati da queste nuove correnti, transavanguardia o pittura di Enzo Esposito e altri, si
ostinava, dico io, si ostinava addirittura, si ostinava a dipingere alla vecchia maniera, non facendoci nazionista, all'io di De Stefano, reinterpretare De Stefano con qualità e tecnica. Io ho fatto anche un po' di Stefano, ma sicuramente Massimo con qualità e tecnica, anche con suggestioni, perché poi tutto l'esame di Vittoria della Luna, questo tutto. Io ho voluto citare Massimo Lau perché in qualche modo anche il Emiliano è un po' la dottrice lunare. La Luna è compagna sui cani, la Luna non è affacciarsi e celebrarsi, la Luna è chiudersi e esprimersi dentro e la presa sotto. Ma io a questo punto mi fermo sull'argomento Iliana e vorrei affrontare, perché mi ha intrigato molto, l'esperienza che non conoscevo sotto l'aspetto della teoria. Sì, conoscevo questa struttura perché dopo il terremoto, lavorando in sovrintendenza, mi sono affacciato su questi territori per i restauri e per i recuperi e per la catalogazione. Come che? Negli anni 80 già avevo i miei 25-26 anni. E allora conoscevo la struttura, però devo dire che tengo abbastanza bene, al di là di qualche guasto fatto in base di tutto, ma comunque è abbastanza. Ma quello che mi intriga non è come è tenuta, perché poi il signor dice che con un progetto della provincia si faranno altri lavori, ma per esempio, però, dico, ma per la destinazione intelligente. Il territorio si apre ad un discorso che evidentemente si è fatto sempre fatica a portare avanti. Io che pur avendo vissuto e vivendo esperienze non localistiche, perché la mia attività si è svolta tra Capodimonte e Caserta e attualmente a Roma al Ministero, sono un innamorato delle attività che nascono sul territorio. Sono innamorato di questa attività e il mio apprezzamento a questa amministrazione che ha fatto questa scelta. Sì, Tiliano in questa scelta rappresenta un'eccellenza e lo rappresenta perché io non l'avevo visto, sì, che riuscì a prendere un progetto, ma non l'avevo visto. Tiliano non è un progetto, ma sono io. Tiliano è un grande veicolo, sia per la sua arte, sia per la sua cultura, un veicolo eccezionale di provincializzazione del nostro territorio. Non tutti hanno questa capacità, molti sono espressione reale del proprio territorio, ma finisce nel proprio territorio. Tiliano è espressione di questo territorio, della cultura di questo territorio, è la massima manifestazione artistica di questo, diciamo, ma è anche soggetto che è capace di veicolare questa esigenza di andare oltre i confini del proprio territorio per testimoniare ma ci sarebbe tanto altro da dire. Io sono per l'intelligenza di governo e non di governo centrale. No, o di piatto o di sinistra, ma lui comincia la politica di cultura degli ultimi giorni, soprattutto questo uniformare di costo. Però sono per l'attenzione che i governatori locali fanno gli amministratori, sono la vera anima del funzionamento e di quest'Italia che un certo momento fa acqua. E queste sono esperienze locali, in serie, di crescita non più naturale, perché attraverso una crescita culturale e artistica si cresce anche economicamente. Certo. Per cui i miei complimenti all'amministrazione, al consigliere, all'assessore, al sindaco, a Beatrice, brava per come sai vivere l'arte, sai interpretare, diciamo, in modo da tradurre. Se c'è necessità, non c'è necessità di tradurre. L'attività di noi critici è attività, tu hai usato il paradosso che è paradossale, serve e non serve, io ritengo che non serve. Se c'è arte vera, non c'è bisogno di cibo, del grido per percepirla, per assaporarla.
anni fa eri in Ucraina, non a caso se non eri in Ucraina non ti sarei nemmeno sognato di queste parti di fotografia dell'epoca, ti vedo oggi, non a caso mi scelto qualche altra mostra che ho fatto io, quindi secondo Marcos, quindi al premio alla Cerra, ma la mostra di stasera mi convince ancora di più. E quindi vorrei chiudere ripetendo quanto ho scritto, che sei l'artista dell'anima, dell'introspezione, sia l'artista che si odia, sia l'artista.